Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Finalmente sono riuscito a comprare l'avvitatore a crico ricaricabile con batteria da 12V, venduto però senza batterie e senza caricabatterie. Questo è un utensile che io ho sempre desiderato, che finalmente sono riuscito a comprare dopo alcuni giorni di utilizzo e di test. Adesso voglio parlarmene, voglio spiegarvi come si utilizza, come è fatto e quali sono le sue caratteristiche. Quindi mettiamolo sul bancone ed esaminiamolo. Viene venduto all'interno della solita valigetta Parkside in plastica semirigida con un'impugnatura di colore rosso nella parte superiore, due chiusure in metallo, ma all'interno troveremo solamente l'avvitatore e questo convertitore. Io ho messo la batteria, ma all'interno della confezione non troverete né batterie né caricabatterie, come specificato anche sulla confezione. Tra l'altro confezione ricca di illustrazioni e alcuni chiarimenti. Innanzitutto il modello PAR12A1, anche qua ripetuto, senza batterie e senza caricabatterie. Una coppia massima di 54 Nm, adesso parleremo di questo dettaglio, e un numero di giri a vuoto, specifica a vuoto, di 250 al minuto. Alloggiamento da 3 ottavi nativo, ma convertibile grazie a questo accessorio fino a mezzo pollice. Ovviamente ha 3 anni di garanzia come tutti gli utensili della Parkside. Dietro troviamo anche qualche altra indicazione. Quindi costruzione compatta, ideale per punti difficilmente accessibile, ideale ma non specifica. Lampada da lavoro a LED integrata, numero di giri regolabile a piacere tramite l'interruttore, perché funge da potenziometro, più lo premiamo più velocemente girerà, e sarà possibile tramite il selettore sulla parte alta, che poi vi farò vedere, decidere sia il senso di rotazione orario che rotazione antiorario. La batteria avrà un indicatore di carica su 3 livelli, l'impugnatura è morbida e antiscivola ed è compatibile con tutti i comuni accessori, quindi le bussole che abbiano innesto da mezzo oppure da 3 ottavi. Quindi guardiamolo per bene da vicino. Allora, la parte posteriore ci offre l'alloggiamento per la batteria, è possibile utilizzare sia quella da 2 che quella da 4A. Abbiamo questa impugnatura in gomma antiscivolo, questo è l'indicatore del livello di carica della batteria, e queste sono le prese d'aria per poter raffreddare il motore, attraverso le quali si vedono pure delle scintille che sono del tutto normali, perché dipendono semplicemente dalle spazzole, soprattutto quando l'utensile è nuovo si vedono un pochettino di più, quindi premendo e rilasciando il tastino avremo queste scintille. Non preoccupatevi, perché non è un sintomo di qualcosa che non va bene. Questo è il grande tasto di accensione, questo invece è lo sblocco per poter avviare la rotazione. Infatti, se non premeremo sia verso destra che verso sinistra questo tastino, la parte anteriore non ruoterà. A proposito di parte anteriore, poco prima della parte interessata che svolgerà il lavoro, troviamo questo LED di servizio, che non ha uno spegnimento ritardato, ma ha un'accensione che si avvia anche quando non avvieremo la rotazione. Quindi, premendo il tastino di sicurezza, se io premo leggermente il tasto di accensione, come vedete non ruota, emette un sibilo perché comunque arriva l'impulso al motore, ma si accende questo LED che obiettivamente, ragazzi, fa una gran bella luce grandangolare, quindi ci permette sia di vedere di fronte a noi, che dato che possiamo lavorare in spazi angusti vicino a carrozzerie eccetera, ci permette di vedere lateralmente, quindi evitare pure di urtare punti delicati. Questo è il selettore che ci permette di andare in avanti oppure indietro. Spostandolo, come si fa con un normalissimo clicchetto, decideremo il senso di rotazione. Quindi, una volta avviato, girerà questo innesto da 3 ottavi di pollice con la sferetta che ci permette di mantenere la bussola in sede, evitando che si sfili contro la nostra volontà. Quindi premo il tastino, vi faccio vedere la rotazione. Vi faccio vedere che più premo il tastino più velocemente ruoterà, e che anche la rotazione minima obiettivamente mi piace, perché è davvero molto lenta. Guardate, più premo, più velocemente gira. Questo ci permette di avere una buona precisione durante il lavoro. Ora, io di questo avvitatore a cricchetto sul web, nei vari gruppi di Facebook eccetera, ne ho lette e sentite di tutti i colori. Chi si lamenta che non abbia molta forza, chi si lamenta che non riesca a svitare le viti che siano molto serrate, bulloni che siano stretti da un po' di tempo eccetera. Forse non ha compreso bene l'utilizzo e lo scopo di questo tipo di avvitatore. Non è un avvitatore che si usa come tutti gli altri. Solitamente l'avvitatore si utilizza per imprimere molta forza, soprattutto nella parte finale del serraggio. Questo invece lavora al contrario, questo ci permette di avvitare velocemente le viti fino ad un massimo di 54 Nm, e anche sul manuale di istruzioni che trovate da questa parte, scritto anche in italiano, che vi consiglio di leggere e poi di conservare, c'è scritto di misurare l'effettiva forza con una chiave dinamometrica, perché questa coppia massima secondo me è più che altro un avvertimento
perché rischiamo di rompere eventualmente quello che dobbiamo avvitare. 54 Nm, se lo paragoniamo ovviamente agli avvitatori di impulsi che raggiungono, superano 250-300 Nm, allora ci sembrano una bazzecola. In realtà per il campo di utilizzo di questo avvitatore sono addirittura, secondo me, troppi. Adesso vi farò vedere alcune prove, ma lo scopo di questo avvitatore è quello di avviare la rotazione prima di raggiungere il massimo serraggio e poi di utilizzarlo come un normale cricchetto. Infatti, se non utilizziamo la batteria, questo avvitatore, anche in questo modo, può essere utilizzato come una normalissima chiave cricchetto, per esempio questa di qua. E ora faremo anche un rapido confronto. Allora, innanzitutto le sue dimensioni, essendo un pochettino sottile, diciamo poco ingombrante, ci permette di lavorare in spazi stretti. Sicuramente non stretti come ci permetterebbe questa impugnatura, ma consideriamo sempre l'ingombro della bussola. Quindi confrontando l'ingombro di una normale chiave cricchetto con questo cricchetto, come vediamo, anche la parte centrale è super giù l'ingombro che avrebbe un normale cricchetto con la bussola montata. Quindi non è eccessivamente ingombrante, ovviamente deve avere le sue dimensioni perché c'è il motore, la batteria, quindi meno di questo non si può fare. Eventualmente ce ne sono altri tipi che hanno questa parte un po' più lunga, ma diciamo che per l'utilizzo normale, se proprio non dovete andare a lavorare in spazi strettissimi, allora va più che bene. Per il 99% dei casi si presta benissimo. Io l'ho utilizzato sia in ambito di meccanica per fare dei piccoli lavoretti, non sono un meccanico, quindi le ruote della Vespa, qualche altra cosa, ma l'ho utilizzato anche in casa. Non riuscivo a stringere delle viti dietro un supporto del televisore che era già montato, bastava semplicemente smontarlo, ma con questo sono riuscito a occupare lo spazio che c'era tra il televisore e la parete e sono riuscito a stringere delle viti che si stavano allentando. Quindi ottimo per raggiungere punti difficilmente raggiungibili, anche che non siano estremi. Adesso facciamo subito un paio di prove, testiamolo, vediamo come si comporta e qual è il suo utilizzo, diciamo, ideale. Allora, ho messo qua una pulitissima ruota di Vespa, un po' troppo sfruttata e vissuta, praticamente ormai battistrada non ce n'è più, e risale a un cambio gomme che ho fatto qualche anno fa. Allora, adesso vi faccio vedere come la utilizzo io e quale secondo me è il campo di utilizzo ideale. Innanzitutto togliamo questo adattatore, perché ho intenzione di utilizzare questa prolunga che rendo d'azione con questo cricchetto. E prima di utilizzarla vi faccio un esempio velocissimo. Se io devo svitare queste viti di questa ruota con il cricchetto, cosa faccio? Vado, svito imprimendo la giusta forza, dopodiché continuo manualmente. E questo, diciamo che è un po' una tortura, soprattutto per un dado come questo che è arrugginito, che obiettivamente non è piacevole da svitare. Quindi vi faccio vedere, riavvitandolo, sentite il cricchetto, non so se riuscite a percepire lo sforzo che faccio, non è eccessivo, però sicuramente non è un dado agevole da svitare. Cosa accade invece se utilizziamo il nostro avvitatore a cricchetto? Allora, innanzitutto si può utilizzare come un normale cricchetto manuale, posso fare questo lavoro anche senza batteria, se ci si scarica comunque non rimaniamo a piedi, possiamo continuare ad utilizzarlo. La stringo di nuovo, ok, inserisco una batteria da 2 A, dopodiché proviamo a svitare questa vite utilizzando direttamente il motore, serve ad accelerarci il lavoro. Vediamo innanzitutto se riesce con questa vite. Ok, secondo voi sono stato veloce? Secondo me sì. Proviamo con questa vite che è stretta da un po' di tempo. Ok, anche con questa è riuscito a svitare, anche con questa riesce, eppure con questa dovrebbe riuscire a questo punto. L'unica cosa, fate attenzione, perché proprio perché i 54-55 Nm non sono pochissimi, impugnata in questo modo potrebbe sfilarsi dalla vostra mano oppure darvi un contraccolpo dal lato opposto. Quindi per evitare di farvi male, dato che in questo caso le nocche per esempio sono vicine al cerchione della ruota, allora lavorate sempre tenendo la parte dell'utensile verso fuori in modo da evitare eventuali problemi. Ok, con questi riesce. Adesso vi faccio vedere come si utilizza per avvitarlo. Arrivato al massimo della sua coppia, darà ancora qualche piccolo impulso che non sono gli impulsi dell'avvitatore a percussione, ma semplicemente una sorta di frizione. Dopodiché semplicemente si arresta perché ha raggiunto il massimo della sua coppia, ormai il suo lavoro è finito, quindi interrompe la rotazione perché è arrivato appunto a fine corsa. Quindi l'avvito, vi faccio vedere in questo caso appunto questo comportamento.
Ok, avete visto quanta forza imprime? Riesce a stringere con una buona forza e addirittura ha fatto girare il cerchione, che non è pesantissimo, ma ci fa capire comunque la forza che ha questo tipo di avvitatore, che sicuramente non è pochissima. Utilizzato su una superficie delicata, se stessi avvitando dei dadi su parti in plastica, in resina, eccetera, sicuramente le romperei. Ok, in questo caso è arrivato. Adesso provo a stringere un po' più del normale, non so quanti newton-metro siano, ma una ruota di una Vespa si stringe solitamente tra 25 e 30 newton-metro di coppia, quindi con questo ha voglia di fare. Anche se andiamo un po' oltre, non accade nulla, non si danneggiano, però se esageriamo c'è il rischio effettivamente di distruggere soprattutto il filetto. Immaginatevi questo lavoro fatto a mano, quindi svitare questo dado, che come avete visto era duro e arrugginito. E sicuramente non sarebbe stato comodo, pure per il punto in cui si trova che non ci permette di lavorare comodamente. E ora, solo per curiosità, solo perché effettivamente qualcuno può chiedermelo, utilizziamo l'adattatore e proviamo con la chiave dinamometrica digitale a vedere con che coppia di serraggio ho stretto questi dadi. Sto facendo un accrocco di adattatori. Ok, vediamo quindi la coppia di serraggio. Allora, mi viene difficilissimo in questo modo. Allora, ho impostato 40 Nm sulla chiave dinamometrica. Mi viene difficilissimo fare questa prova in questo modo. Vediamo se riesco così. E vediamo se gira un pochettino. Prima. Ok, si è girato un minimo e siamo arrivati, ragazzi, a 52 Nm, 51,7 per essere sincero. E anche se si è storto un pochettino, però la coppia di serraggio che rileva la chiave è quella. E sinceramente, secondo me, come avete visto, per le ruote della Vespa sono addirittura troppi. Per evitare eventualmente di creare dei danni, dato che la coppia di serraggio potrebbe risultare troppa, mamma mia quanti adattatori sto usando, ma per farvi capire comunque il concetto, penso che vada bene. Anzi, vediamo pure se in questo caso, avendolo serrato così stretto, riesce a svitarlo oppure no. Facciamo una prova e poi riprendo il discorso di prima. Ok, vedete, in questo caso non riesce a svitare. Perfetto, è quello che volevo. Nel caso in cui non si riesce a svitare con l'utilizzo del motore, la utilizzeremo come si fa con una normale chiave a cricchetto, semplicemente manualmente. Ok, quindi si svita, dopodiché. E svitiamo il nostro dado. Questo è l'indicatore di carica della batteria che non vi avevo fatto vedere. E che volevo precisare che durante l'utilizzo, ben 2 volte in 2 giornate differenti, questo adesivo che ricopre appunto i LED si è staccato, me lo sono ritrovato sulle dita. Meno male, stavo lavorando in casa, quindi è stato facile recuperarlo. Un'altra piccola difficoltà nell'utilizzo è quella di dover premere per forza questo tasto. Come vi ho detto poco fa, se io sto lavorando su questo dado, cerco di mantenermi con l'avvitatore verso l'esterno. Ma questo se è possibile. Nel caso in cui io stia lavorando in una situazione come questa, mi verrebbe difficile raggiungere l'impugnatura perché è troppo lunga. Oddio, veramente l'impugnatura non è difficile da raggiungere perché potremmo premerlo anche nella parte posteriore, semplicemente all'inizio del tasto. Quindi da questa parte. Il problema è dover premere il tasto di sicurezza, quindi in questo caso, se fosse premuto, basterebbe anche andare nella parte posteriore e riusciremmo a utilizzarlo. In questo caso possiamo utilizzare una fascetta che io già avevo messo e che ho tolto solo perché dovevo fare questo video, e sto utilizzando questa gialla perché è molto visibile, quindi non c'è il rischio che io me lo scordi, insomma, mi dimentichi che ci sia questo sistema di sicurezza alterato. In questo modo si può utilizzare senza alcun problema. Ovviamente questa parte va tagliata. Così abbiamo la possibilità, anche quando stiamo lavorando in punti difficilmente raggiungibili,
di premere semplicemente questa parte e riuscire a lavorare. Ci sono però situazioni nelle quali effettivamente anche 55 Nm potrebbero risultare troppi. Allora in questo caso abbiamo il tasto che ci permette di regolare sia la rotazione che in proporzione di conseguenza anche la coppia di serraggio, che non è specificata, ma dobbiamo andare ad occhio, dobbiamo andare ad orecchio, dobbiamo andare a polso per capire quanto stiamo stringendo e quando è il momento di fermarci, esattamente come si fa con le chiavi a cricchetto normale, ma qua abbiamo la comodità di qualcosa che evita di farci girare il polso 200 volte, soprattutto quando la filettatura è un po' rovinata. Quindi vi faccio vedere prima andando al massimo, dopodiché utilizzandolo con la regolazione del tastino. Ok, qua abbiamo stretto al massimo della sua coppia. Adesso cambiamo dado e vi faccio vedere come posso gestire tranquillamente la rotazione nel caso in cui si trattasse di una superficie che necessita di attenzione, e quindi posso avvitare anche lentamente, o così lentamente, oppure accelerare un poco di più. Non è detto che io debba andare al massimo, quindi in questo modo arriverà alla fine della corsa della filettatura senza imprimere la forza massima che può imprimere, soprattutto quando la batteria è carica al massimo. Come vedete si è fermato, in questo caso sembra che abbia finito la sua corsa, ma in realtà se io stringo ancora con il tastino continuerà a ruotare. Avete visto? Quindi possiamo decidere la sua forza e possiamo decidere quanto dobbiamo stringere le varie viti. Ma si può utilizzare con la batteria da 4A? Certo, perché no? Ingombra leggermente di più nella parte posteriore, ma io lo trovo anzi addirittura più comodo. Vi ho fatto vedere le prove con la batteria da 2A. Prima perché è più facile da trovare e poi perché effettivamente nell'immagine è raffigurata quella, quindi non voglio strafare. Però come vedete c'è un minimo di ingombro in più nella parte posteriore, un centimetro più sporgente della base, ma la base comunque resterebbe fuori da eventuali spazi dove dobbiamo entrare la chiave, quindi questo non va a dare assolutamente alcun tipo di fastidio. E la rotazione effettivamente è un pochettino più vigorosa, forse anche newton metro, ma quando vi capiterà mai di avere una coppia di serraggio di 55 newton metro esatti e voi vi affidate ad una chiave cricchetto che potrebbe non rispettarli perfettamente? 55 newton metro sono la coppia massima che può raggiungere ed è un avvertimento per non utilizzarlo su superfici delicate. Comunque vi faccio sentire la differenza di rotazione batteria da 4A e batteria da 2A. Un minimo di differenza si nota, ma nell'utilizzo pratico secondo me questa differenza forse può influire un poco sulla velocità di rotazione. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù a questo video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!